Ciao ragazzi, ciao amici di Plant Magazine, oggi abbiamo con noi Sabrina Cinesello, la Sabri Gamer. Raccontaci un po' come è iniziata, scusate che i ragazzi passano sono tanti. Siamo solo al comico, non ti preoccupare, c'è una rovina da niente. Ok, c'è tantissima gente oggi. Ci racconti un po' come è iniziato, come è venuta l'idea del canale? Non lo so, sinceramente non lo so perché io comunque sono tanti anni che sono nel mondo, in questo mondo qua, quindi quando la gente comunque che intervista mi diceva cavolo, come sai? Quasi quasi, infatti un canale, ma va là, un canale, ma va, che schifo, dillo tu. Poi un giorno ho detto, vabbè, buttiamoci, tanto devo fare qualcosa per divertimento, lo faccio e bah, lo so, boh, è successo l'improponibile. Avete proprio, c'è stata proprio un'esplosione? Sì, sì, è stato proprio un boom. Sì, abbiamo seguito molto delle polemiche. Perché sono brava, non perché sono una femmina. No. Allora, la cosa che voglio dire io ai nostri lettori è che lei ha messo insieme due cose che piacciono molto ai ragazzi, che sono i videogiochi e la gnocca. Che sono due cose che oggettivamente è una bellissima ragazza, lo potete vedere. Ecco, è alta pure, è vero che è alta. Però la cosa che interessa a noi, tutte queste persone che ti accusano sul canale, non sei tu che giochi, non sei tu, che cosa gli vogliamo dire? Guarda, io lo dico sempre, prima di conoscere, se volete farlo siete semplicemente delle teste di cazzo, poi come volete. Mi stai divertendo? Molto, poi io sono da League of Legends, che è un gioco che io non gioco, mi suggeriscono nelle gruppi, ovviamente mi dicono Sabrina vai, e io guarda no, devi andare in scena, poi devi per forza un po' imparare, perché sono gli autori che mi suggeriscono come si gioca, dopo un po' impari. Facevo con compagni con... No, ma io ho delle pubbie, lui è il mio autore, dimmi un po'. Presentati, sei l'autore della Sabri Gamer. Ah ok, ciao, sono l'autore della Sabri Gamer. Sì, le cose nelle pubbliche. Esatto, mi suggerisce lei le cose. Ma tu devi dire che vabbè, la verità è stata svelata. Vai tranquillo, grazie per avermi risposto. È lui che mi suggerisce, no, la realtà io metto le pubbliche perché non ho mai voglia di pettinarmi. L'ho detto apertamente qualche settimana fa. La verità del fatto è che io non voglio mai pettinarmi, quindi metto le pubbliche, ma comunque i rumori aiutano. Quindi quando giochi il rumore è un ci fai vedere i pezzi? Io non ho pezzi. No, hai dato me qualcosa? Uno ce l'hanno tutti, allora se ne fanno tre. Cioè, quello che si può vedere, diciamo, perché il nostro Gigi cameraman dice voglio vedere il piercing di Sabrina. Voglio anche questo. Ah, cioè. Voglio. Quindi abbiamo visto quasi tutto. Allora, ci descrivi un po' però tutto nel dettaglio. Per i ragazzi che magari quei pochissimi che non lo giocano. Io lo consiglio molto completamente a chi magari non gioca perché non è molto impegnativo, per esempio può essere World of Warcraft, Unity, quindi come ho fatto io ho perso tutta la vita. Però essendo partite singole da 40 minuti, sai anche se sei solo due ore dico ma che due partite scrivo? Invece vai a fare un qualsiasi gioco con storia oppure non finisce mai, nel senso che vai avanti, vai avanti, vai avanti. Una calmata. Poi si gioca 5 contro 5, quindi non sei da solo, hai un team, ognuno ha un ruolo ben preciso, diversamente quello. Si gioca tutto online, ok, vuoi fare un saluto per i nostri lettori di Planet Magazine? Aspetta, perché l'ho appena fatta? Un saluto e un bacio grandissimo dalla Sabri Gamer. Ciao ragazzi, continuate a seguirci. Sono le spille dell'amicizia. La Sabri ci ha dato la spilla. Sì, perché vuol dire che sei sì. Amico, se no non ce l'avrei mai. Eccola qua, la metto. Ciao ragazzi. Vero da Sabri Gamer. Gamers, come dice la gente. Questa la tagliamo. Su casettato.